Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Real Fishing. Zitto vecchio. Questa è la bacheca per vedere i progressi fatti. Questa è la bacheca per vedere il totale delle catture e la grandezza dei pesci presi finora. Mentre qui abbiamo il piatto con le perle conquistate per ogni scenario. Ed ora mettiamo le trote catturate l'ultima volta. Vi sono due acquari, uno per i pesci di acqua dolce ed uno per quelli d'acqua salata. Ricordate di dare da mangiare ai pesci ogni tanto per mantenerli strafatti e contenti. Chi è quello stronzo che ha spento la luce? Zitto e mangia, porca mignotta. Ed ora basta con le cazzate, dobbiamo pescare il salmarino. Facciamo un tentativo con l'esca viva. Ma che schifo! Verme, non deludermi, siamo tutti con te. Come non detto. Come ben vedete, la esca viva per questo pesce non serve ad una sega. È il momento della mosca, non deluderci. Gnam gnam, che punta! Finalmente abbiamo preso un pesce. Questo è piccolo ma lo conserviamo ugualmente. Ora proviamo una mosca affondante. Non mi avrai mai, marrano. Sì, certo, te lo credi. Vieni da paparino che stasera si finisce sulla griglia. No, 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 la griglia mi fa male alla schiena.
Durante la cattura lasciate stancare il pesce, dopodiché recuperate. Porca mignotta, mi è staccato l'esca. E finalmente una svolta da paura. Ed anche questa volta abbiamo superato lo scenario con non poche difficoltà. La prossima sfida sarà il pesce rodeo amaro, in inglese bitterling. Mangiate frocetti. Ok, per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima. Mettete mi piace se vi è piaciuto, oppure cagherete a spruzzo. Bella regà. No, non mi avrai, stupido.